Buonasera amici di Assist Sportivo, benvenuti dal Pala di Leo, dove si è appena conclusa la partita fra Pallavolo Modugno e Libera Virtus Cerignola. Buonasera al direttore sportivo, una partita abbastanza difficile, però ho notato che comunque la squadra ha tenuto testa. Per la prima volta forse ho visto le padrone di casa in difficoltà. Sì, abbiamo giocato una buona partita sugli standard che pensavamo fossero i nostri a inizio campionato e che invece abbiamo dimostrato solo nelle ultime 5-6 giornate. Questo a riprova, insomma, della classifica nella quale ci troviamo. Noi l'anno scorso siamo venuti qui, abbiamo fatto seconda contro seconda una partita molto simile a questa, con esito uguale purtroppo. E quindi forse l'avversario, forse la situazione ci ha stimolato maggiormente. Infatti si è notato proprio una crescita, no, della squadra durante il campionato. Eh sì, noi abbiamo cambiato molto rispetto allo scorso anno, abbiamo cambiato quasi metà squadra, in cui ruoli fondamentali, palleggiatore, centrale, quindi abbiamo avuto bisogno di molto tempo per trovare la giusta quadratura. E ci siamo riusciti un po' nell'ultimo periodo e insomma questo in ottica play-out speriamo sia di buon auspicio. Forse nell'ultimo set cos'è mancato? Un po' di esperienza? No, di esperienza in realtà ne abbiamo fin troppa in realtà. Abbiamo pagato forse lo sforzo psicologico del resto della partita, siamo stati soddisfatti di aver raggiunto il quinto set. E comunque contro una squadra che sta dominando il campionato, quindi abbiamo fatto lo stesso errore col Trigiano, abbiamo fatto lo stesso errore col Manfredonia, dove siamo arrivati al quinto set e il quinto set non l'abbiamo giocato al meglio. Però ci può stare, dopo una partita giocata in questo modo ci può stare, siamo contenti. Per la prossima partita, quindi, nonostante la sconfitta, il morale è abbastanza combattivo per affrontare il prossimo match? Beh, io credo che un 3-2 a Cerignola in questo momento sia, non è una vittoria ovviamente, però sia un risultato estremamente positivo sia per il morale sia per la classifica. Comunque abbiamo perso l'ultima partita col Bari, ma venivamo da 6 risultati utili consecutivi affrontando tutte le prime in classifica, quindi siamo consapevoli, insomma, che se questo è il tenore del nostro gioco possiamo fare meglio nel finale di stagione. Ok, grazie per la disponibilità e in bocca al lupo per la prossima partita. Grazie a voi. Adesso abbiamo il piacere di parlare con Cosimo Di Lucia, il vice della Libera Virtus Cerignola. Cosimo, buonasera. È una partita abbastanza combattuta, forse dovuto anche a parecchi errori tecnici da parte della squadra che giocava in casa. Sì, certamente, come appena detto, comunque non abbiamo fatto una bella prestazione, però sono contentissimo, anzi siamo contentissimi per il risultato, in quanto abbiamo attraversato una settimana abbastanza difficile. Non ci siamo mai allenate praticamente non ci siamo mai allenati con il roster al completo, abbiamo avuto veramente tante difficoltà per allenarci in questa settimana. E vedendo comunque la partita oggi non è altro che lo specchio degli allenamenti fatti, quindi sono veramente 2 punti guadagnati, importante è questo. Alcuni errori arbitrali anche da ambo le parti, devo dire, e poi anche l'infortunio di Racanati in un momento importante della partita, però nonostante tutto avete siete riusciti a portare il risultato in cassaforte. Vabbè, sugli errori arbitrali sinceramente non voglio commentare perché non sono il tipo che commenta errori, come sbagliano gli atleti, hanno sbagliato parecchio da ambo le parti oggi, così sbagliano gli arbitri, così sbagliano gli allenatori, quindi è normale, è fisiologica come cosa. Per quanto riguarda Racanati speriamo sia nulla di grave, anche perché poi subito dopo una decina di minuti già andava meglio, però in settimana comunque farà degli accertamenti per vedere come l'evolversi del problema che ha avuto e speriamo di recuperarla quanto prima, se ha qualcosa di grave, altrimenti ma la vedo bene, quindi sono molto fiducioso. Sulla base di quanto detto, come pensate di preparare il prossimo scontro? Sicuramente allenandoci in settimana, diciamo, a ranghi completi, sperando ovviamente di non avere intoppi in questo. Noi le partite comunque le prepariamo in allenamento ed è importantissimo allenarsi in 12 persone e purtroppo no, perché comunque il risultato ci ha dato ragione, però si sono avute tante difficoltà oggi,
proprio perché non ci siamo allenati al completo. Okay. Grazie Cosimo per la disponibilità, da Assist Sportivo, Lattaro Luciano, Giuseppe Pignataro, è tutto.